Solidarte si è conclusa il 12 di giugno con un'asta benefica dei quadri che erano stati in mostra nei tre giorni precedenti e l'importo che è stato realizzato è di 3.500 euro che oggi consegneremo alla Caritas diocesana di Fano per l'assistenza ai profughi ucraini che sono giunti sul nostro territorio. Tutti gli artisti hanno acconsentito a che le basi d'asta fossero contenute, più contenute rispetto a quelle che sono le loro normali quotazioni e questo per permettere il raggiungimento di quello che era lo scopo benefico dell'iniziativa, scopo che possiamo dire appunto raggiunto. Ci riteniamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a far aggiudicare ai partecipanti quasi tutte le opere e chiaramente se ci sarà una futura edizione faremo tesoro di questa esperienza. Grazie a questa bella iniziativa culturale, tra l'altro del Rotary Club di Fano, abbiamo ricevuto questi 3.500 euro che andranno ad aiutare l'accoglienza, i progetti di accoglienza per le famiglie ucraine nel territorio come Caritas Diocesana che stiamo accogliendo sin dai primi di marzo sia nelle parrocchie che presso alcune famiglie. Sono circa 180 persone che seguiamo di cui una cinquantina in diretta accoglienza. E questa cifra ci aiuterà sicuramente per quelli che sono innanzitutto anche dei beni primari che servono per la quotidianità, quindi gli alimenti, anche per alimenti per bambini, ma potrebbe anche essere utile per alcune attività di socializzazione in vista dell'estate che ci sono in campo da un po' di giorni.